Allora, lo sportello è già da tempo al Corso Umberto a Napoli, ma è anche attivo, è ripreso, è rilanciato ancora di più il sito antiracket.it, quindi è possibile rivolgersi sia allo sportello direttamente oppure tramite i canali o telefonando. Ci occupiamo di racket e usura da tempo, quindi posso dire che chiunque si rivolgerà a noi troverà dei colleghi disposti ad ascoltarlo. Gli strumenti ci sono. Anche grazie a voi è importante far passare questa notizia quanto più è possibile. Quindi Assistenza commerciale, psicologica e legale. sì, tutti i servizi gratuiti all'utente, abbiamo questi professionisti che collaborano con i nostri operatori allo sportello e quindi, lo ripeto, troveranno un ambiente dove potranno intanto essere ascoltati e non sentirsi più soli. Io dico sempre che chi lo vuole può intraprendere questo percorso, che certo non è facile, ma è possibile e soprattutto non si rimane da soli. Lei in conferenza stampa parlava anche del post denuncia. Cosa avviene? Il post denuncia è un momento di liberazione, davvero vorrei poter avere la possibilità di trasmettere questo sentimento. Chi si rivolge a noi, ma chi ci è passato, tanti di noi lo hanno fatto, è una sottomissione che ti toglie la dignità. Capire questi 10 minuti successivi alla denuncia farebbe tutta la differenza.